Benvenuti, siamo con la professoressa Diletta Chiusaroli, ricercatore presso l'Università degli Studi di Cassino, già insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e referente GLIR dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Benvenuta, professoressa. Grazie. Professoressa Chiusaroli, presso la vostra università avete sviluppato un progetto insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per dare continuità formativa ai ragazzi con disabilità. Ce lo descrive? Sì, allora il progetto mira a dare una risposta concreta agli studenti con disabilità e alle loro famiglie che vedono preclusa nel loro progetto di vita la possibilità di iscriversi a un percorso universitario. E quindi ci riferiamo a tutte quelle persone che non hanno acquisito un diploma, ma soltanto una certificazione delle competenze. Dopo tutti gli anni scolastici in qualità di docente di sostegno, dove insieme ai colleghi abbiamo cercato il più possibile di dare a questi ragazzi, renderli autonomi, socializzare, stare con gli altri, finita la scuola purtroppo ci siamo resi conto che tutto il lavoro fatto andava piano piano disperdendosi. Perché incontrando i ragazzi e i genitori, e alla mia domanda di che cosa facessero i figli a distanza di qualche anno usciti da scuola, mi veniva sempre detto che stavano a casa e c'era una sorta di regressione perché praticamente non stando insieme agli altri, tutto quello che avevamo costruito pian piano, insomma, andava un po' disperso. Ecco, professoressa, lei appunto ci parlava di questa difficoltà dei ragazzi che non proseguono gli studi. In particolare, qual è stato lo scopo del vostro progetto e come lo avete realizzato? Allora, intanto l'ho realizzato grazie a un progetto con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che mi ha permesso di essere distaccata all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e quindi di partecipare in maniera sperimentale a questo progetto di inclusione. Il progetto si chiama CASPI, appunto Carriera Speciale per l'Inclusione, e è stato, diciamo, tutto iniziato nel 2017 con tre alunni con disabilità e adesso, insomma, dopo 6 anni siamo arrivati a 20 alunni. Accogliamo 20 alunni con diversi tipi di disabilità, quindi dalla sindrome di Down allo spettro dell'autismo, alle disabilità intellettive e fisiche di ogni grado. Insomma, questo progetto diciamo, è stato possibile grazie anche all'accoglienza manifestata dai docenti universitari, dal magnifico rettore dell'Università di Cassino e dagli studenti stessi che frequentano l'università, che in qualità di tutor universitari, insomma, mi aiutano ad accompagnare i ragazzi in aula a socializzare, quindi a fare varie attività anche ricreative. E tutto questo, diciamo che porta ogni giorno ad alimentare sempre più, diciamo, il rapporto tra di loro. Quindi adesso siamo arrivati al paradosso che non esiste gli alunni con disabilità che devono essere accompagnati, ma molto spesso, insomma, si invertono anche i ruoli degli stessi. Perché questi ragazzi aiutano anche ad altri studenti, insomma, nella pratica educativa. E quindi diciamo che è nata una voglia anche di tutti i ragazzi iscritti all'università di stare con loro perché c'è un arricchimento continuo tra tutte le parti, insomma. Ecco, lei diceva la figura del tutor, quindi loro li seguono anche nei loro studi. Come personalizzate, il ciclo di studi per questi ragazzi? Allora, sicuramente i crediti universitari, i CFU, sono ridotti in quanto è ridotto il carico didattico per loro e tutto si personalizza in base al funzionamento di ognuno, del singolo, quindi si fa un programma educativo personalizzato per ognuno e i tutor in questo poi aiutano i ragazzi a svolgere i vari esami, insomma, le varie attività. Anche voi con il vostro progetto, ha detto che dura già da 6 anni, quindi anche voi avete dovuto affrontare il periodo della pandemia con le difficoltà che ovviamente ha comportato. Come avete continuato il percorso di questo progetto e con quali risultati?
Allora, come ben detto, purtroppo c'è stata questa grande chiusura e quindi ci siamo ritrovati tutti a casa. Abbiamo continuato però con i ragazzi a distanza, quindi ci siamo collegati tutte le mattine da casa. Diciamo che da un lato è stato un positivo perché abbiamo comunque mantenuto i contatti. Diciamo che le difficoltà per molti di loro invece sono state, insomma, grandi perché loro hanno bisogno soprattutto di presenza e ovviamente la presenza non può essere data attraverso uno schermo. Per fortuna abbiamo avuto modo poi di riniziare. All'inizio è stato insomma un po' complicato per alcuni di loro, ma anche per gli studenti stessi universitari e anche per noi. Però piano piano adesso insomma siamo ripartiti alla grande, quindi diciamo abbiamo continuato questa attività tutti i giorni in presenza. Ecco, questo progetto quindi ha già alle spalle diversi anni di attività. E allora le chiedo, con questa ultima nostra domanda, quali sono le prospettive e gli obiettivi che vi siete prefissati per il futuro? Allora, intanto gli obiettivi che ci siamo prefissati è renderli sempre più autonomi e cercare poi di collocarli anche in un lavoro futuro, perché anche loro sono beneficiari di diritti, il diritto di lavorare in base ovviamente alla loro specificità. E un qualche cosa che adesso sono riuscita a fare per alcuni di loro è farli partecipare, farli fare la domanda per il servizio civile e quindi praticamente loro faranno il servizio civile presso l'università e quindi daranno un contributo e un aiuto anche agli altri, quindi si sentiranno protagonisti del loro successo formativo. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a lei.